La costiera amalfitana. Sì, è un servizio che devo dire era già presente negli anni precedenti, ma quest'anno l'abbiamo voluto valorizzare. Abbiamo previsto anche la fermata a Cetara. È arrivata una richiesta di Maiori perché non è inserita in questo programma di ritorno nella fascia serale. Devo dire che dobbiamo, secondo me, fare anche un monitoraggio degli orari perché è un'iniziativa, iniziamo a verificare come va. Probabilmente se riusciamo a posticiparlo di un'altra oretta sarebbe proprio l'ideale perché così sarà possibile cenare in costiera in serenità e tornare da qualunque località senza avere troppo stress. Credo che sia una soluzione ottima per ridurre la quantità di auto che vanno in costiera e quindi dare l'opportunità ai salernitani, ma non solo, di poter passare una serata in costiera senza avere lo stress del ritorno. Che si incrocia tra l'altro con il nuovo dispositivo di targhe alterne, quindi significa offrire a chi non può raggiungere in auto la costiera la possibilità di arrivare via mare. Ma io credo che con l'estate del 2022 il boom turistico sia veramente al massimo da anni. Per fortuna dobbiamo adesso noi come regione, come enti locali, fornire tutte le alternative possibili di mobilità per evitare che la gente passi tante ore nelle auto, con il traffico, creando ovviamente situazioni di disagio per tutti. Quindi la mobilità alternativa significa via mare, significa alta velocità per il Cilento, significa programma dei treni storici. Noi stiamo cercando di mettere in campo tutto.